La scuola Marino Santa Rosa di Ponticelli è fra le prime in Italia ad aver realizzato il progetto nazionale Fare Scuola per il miglioramento degli ambienti scolastici. Inaugurato questa mattina alla presenza del sindaco De Magistris, il progetto innesta architettura e pedagogia per offrire ai bambini nuovi spazi in cui attivare l'immaginazione e fare esperienze sensoriali. Voi avete visto tutti il progetto architettonico, non è un restyling, non è l'arredo di un edificio. Le piazze sono spazi di relazione, in queste piazze ci sono tante cose e c'è anche questa torre. Una bambina di 4 anni si siede e quando si è alzata ha detto: io in questa torre mi sento alta alta. Nella sua stanza, nella sua aula, quando si alza dalla sedia, dal banchetto, non dice così, quindi vuol dire che ha avvertito la profondità. Che cosa ti sembra l'edificio così, con questo arredo a destra e a sinistra lungo i corridoi? Una cosa bellissima, è come un fiume che scorre. Curato dalla Fondazione Reggio Children, Centro Loris Malaguzzi e da Enel Cuore Onlus, il progetto coinvolge 60 scuole in tutta Italia. Allestire spazi efficaci per una didattica più mirata sul bambino, più centrata sul bambino, significa innanzitutto aiutare i bambini dal punto di vista della crescita sensoriale, no? Della crescita delle loro emozioni, della crescita delle relazioni. Per cui il punto cardine del progetto è stata un'architettura rinnovata dei luoghi, resi più belli, resi più a misura di bambino, resi più vicini al modello dell'atelier che fu introdotto in Italia dalla tradizione, diciamo, degli asili di Reggio Emilia. Contemporaneamente però alla innovazione, diciamo, degli spazi si è accompagnato un pensiero sulla pedagogia, un pensiero pedagogico sul modo in cui insegnare ai bambini attraverso il learning by doing, cioè l'imparare facendo, il toccare con mano i temi che riguardano il proprio territorio. Oggi c'è un lavoro di squadra che si allarga, perché ci sono altri soggetti che voi avete citato, e quindi è una bella pratica perché mette insieme pubblico e privato. E poi ho avuto un'impressione straordinaria, perché c'è una concezione tra architettura, spazio e persona, un grande lavoro che ha fatto la scuola con i genitori, con gli insegnanti, con il preside e soprattutto i bambini e i ragazzi che sono stati effettivi protagonisti. Quindi veramente una bella cosa e conferma quello che noi stiamo facendo. Nella scuola vale la pena e si deve investire. Noi l'abbiamo dimostrato in questi 5 anni, ancora di più lo faremo nei prossimi anni, da quello che abbiamo fatto col patto per Napoli per le scuole, come città metropolitana, come comune di Napoli con la refezione, gli asili nido, i contratti delle maestre, adesso la delibera su Napoli Sociale all'interno di Napoli Servizi. Insomma, c'è una visione strategica che mette al centro i bambini e la scuola.